Lasciando la videocamera. Bene, allora benvenuti a tutti al webinar dal titolo Storie di ordinaria indifferenza, ospitato dalla Biblioteca dell'Innovazione INDIRE. Oggi, attraverso questo webinar, avremo modo di comprendere alcune esperienze innovative realizzate da piccole scuole del movimento della rete delle piccole scuole che hanno sperimentato per la prima volta, per quanto concerne il contesto italiano, un modello innovativo internazionale che abbiamo avuto modo di comprendere e di studiare grazie ad una esperienza di ricerca in collaborazione con il Quebec. Io sono Iose Mangione e coordino la struttura di ricerca sulle piccole scuole. Insieme a me c'è un'altra ricercatrice di INDIRE, Michelle Pieri, a cui darò la parola fra poco. E vorremmo insieme presentarvi il contesto in cui si inserisce questa esperienza, che è appunto il contesto, come abbiamo detto, delle piccole scuole. Scuole che si trovano nei territori più isolati del nostro paese e che spesso affrontano alcuni problemi, alcuni legati nello specifico all'isolamento, a un isolamento geografico che poi si riflette anche su un isolamento culturale in questi territori che deriva proprio dal loro posizionamento e molto spesso anche da una carenza di interazione generata dal numero molto basso di bambini che sono presenti in queste scuole, in questi piccoli plessi. L'isolamento, come abbiamo detto, come si può percepire, non è legato soltanto agli studenti, ma anche ai docenti che devono superare comunque alcune difficoltà senza poter avere un controllo, continuo con i loro colleghi. Un'altra delle problematiche, almeno così è vissuta nel contesto italiano, è quella della presenza in questi contesti così piccoli delle classi eterogenee, ossia delle cosiddette pluriclassi. Nonostante questa conformazione originale della classe sia un vanto dal punto di vista internazionale, spesso è anche oggetto di una scelta pedagogica ben precisa, in Italia purtroppo è una situazione che è dovuta e che è l'unica soluzione prima che il plesso in qualche modo debba chiudere. Quindi queste due difficoltà hanno portato negli anni anche l'istituto a ragionare su alcune iniziative che si potevano fare in questi territori e dopo aver lavorato a lungo con alcune piccole reti del territorio italiano, nel 2017 nasce il Movimento Nazionale delle Piccole Scuole, a quel tempo aderivano 60 istituti di tutta la nostra penisola. Oggi a questo movimento fanno parte circa 500 tra gli istituti comprensivi e onnicomprensivi e ragionando per piccoli plessi, al momento l'istituto si trova a lavorare e a sostenere oltre 2.500 piccoli plessi di tutto il territorio italiano. Lavorando e cercando anche alcune soluzioni integrate dalle tecnologie che potessero intervenire per superare queste situazioni di isolamento, ci siamo imbattuti tanto tempo fa su un modello innovativo, sperimentato nel Quebec, avviato nel 2001, a cui oggi afferiscono oltre 600 piccole scuole del Quebec. Un modello che nasce con l'obiettivo di sostenere un uso pedagogico della didattica a distanza nella progettazione degli insegnamenti disciplinari, permettendo di sostenere, soprattutto in quelle realtà dove vi è anche una carenza a livello di personale e di organico, una continuità didattica attraverso quella che viene detta una lezione condivisa, una lezione disciplinare condivisa. La collaborazione con i colleghi del Quebec ci ha fatto comprendere come questo modello, di cui avrete modo di comprenderne meglio anche i tratti caratteristici in queste sessioni, in questa sessione di webinar, aveva già permesso ad alcune piccole scuole di quel territorio di lavorare insieme. Quindi si stavano prefigurando alcuni scenari, per esempio insegnanti di differenti scuole delle varie regioni o delle regioni distanti tra di loro che erano in grado, attraverso questo modello, di pianificare dei progetti educativi per gli anni cosiddetti a scavalco, totalmente a distanza, dove gli studenti, ad esempio delle scuole secondarie di primo grado, assumevano dei ruoli particolari, come vedremo anche fra poco, come quello per esempio dei peer aidant, oppure si configuravano delle equip educative a distanza che permettevano di gestire in modo più flessibile e anche più puntuale le situazioni di scuola o didattica in pluriclasse.
Infine, delle configurazioni di questo tipo permettevano a insegnanti della stessa scuola, ma di plessi differenti, di lavorare ad un progetto comune per far apprendere, per esempio, agli studenti dei concetti disciplinari a partire da un tema prevalente o da un obiettivo o un problema che si presentava in quel territorio. A questo punto, potrei dare la parola a Michelle che spiega meglio su che cosa poggia il modello classi in rete per poi andare ad approfondire quella che è la progettazione didattica condivisa. Prego, Michelle. Oh, fantastico, bellissimo. Attiviamo tutto per e con microfono e video contemporaneamente. Grazie mille, Jose, per questa fantastica prima parte e sono ora a presentarvi questo setting ibrido, ovvero questo modello classi in rete si basa sia sull'interazione fisica, delle interazioni sociali che avvengono in presenza in classe, sia nella classe aumentata digitalmente, sia interazioni che vengono nella classe estesa al territorio. E questo, come diceva Iose, va a aprire la scuola al territorio e far entrare la scuola nel territorio. Detto questo, provo a passare alla slide successiva, perfetto. Detto questo, per quanto riguarda l'approccio pedagogico, questo modello mira proprio a trasformare la classe in una comunità di apprendimento basata su rispetto, dialogo e aiuto reciproco. I ragazzi lavorano assieme per co-costruire e condividere conoscenza. E fanno questo in sintesi, c'è cioè un insegnamento basato per problemi. Ad esempio, se si vuole fare un intervento sui fossili, la domanda di partenza può essere: che cos'è un fossile? E a questa domanda di partenza ogni ragazzo può dare una risposta e i suoi compagni andranno a scegliere, ad esempio, la risposta secondo loro più adeguata e ad approfondire questa risposta, come poi queste risposte possono essere date da un singolo alunno o possono essere date da un gruppo di alunni. Poi, quindi questi alunni sono in rete fisica, ma anche in rete online, per approfondire sia la comprensione individuale sia quella collettiva e in tal modo apprendere. Poi, per quanto riguarda le tecnologie che sono coinvolte in questo progetto, le tecnologie che sono fondamentali per mettere in atto il modello classi in rete, da una parte c'è il Knowledge Forum sviluppato da Breiter, Carlo Breiter e Marlene Scardamaglia, due docenti dell'Università di Toronto. Voi potete vedere una piccola immagine del Knowledge Forum in questa slide e vedete proprio, ad esempio, alla domanda che cos'è adesso non sono una lince, non riesco a leggere esattamente cosa c'è scritto in questo esempio di Knowledge Forum, però ad esempio alla domanda che cos'è un fossile, ogni ragazzino può dare una risposta e poi a questa risposta possono essere, se questa risposta si può ramificare in commenti e osservazioni e ognuno di questi, poi ci sono dei tag diversi per classificare i vari interventi messi in atto dai ragazzi. Poi per chi è interessato, vedrete poi nell'esempio fatto dalle docenti e potete fare domande su questo tema. Sono, diciamo, un approccio molto molto affascinante per co-costruire conoscenza a partire da problemi, da domande, da questioni. Mentre sempre in questa slide vedete un'immagine relativa alla videoconferenza, come quella che stiamo utilizzando adesso. Noi per esempio nell'esperienza che stiamo facendo in Abruzzo abbiamo usato Webex, mentre i nostri colleghi del Canada francese, Canada francofono, hanno utilizzato una piattaforma analoga che si chiama VIA. Detto questo, possiamo slittare alla slide successiva, ce l'abbiamo fatta. Allora, come tutti voi ben sapete, le tecnologie non sono altro che strumenti, però poi, e quindi risultati migliori o peggiori dipendono dall'uso che ne viene fatto. Però, detto questo, che cosa si può fare con questi strumenti?
Si può fare il coinsegnamento delocalizzato, si possono fare esperienze di mini prof, si possono fare lezioni in classe allargata, ci possono essere degli ospiti esterni che vanno a fare degli interventi a distanza, per i ragazzi, e poi ci può essere il lavoro in squadre delocalizzate, che sarà quello che andremo a vedere nello specifico oggi. Poi c'è la classe domiciliare, su questo stiamo facendo un'altra ricerca con il CNR di Genova. E poi c'è proprio l'azione di Mentorat. Allora, andiamo a vedere un po' questo come può essere il lavoro in classi delocalizzate. Vediamo, questo ad esempio ci può essere una classe, una pluriclasse, classe ne aveva parlato io, ho dato la definizione di pluriclasse, e che entra in contatto e va a lavorare con una classe omogenea. Quindi questi ragazzi possono co-costruire conoscenza, stando ognuno nella sua scuola, che può essere vicina, lontana geograficamente, e possono lavorare insieme o sul forum, sul Knowledge Forum, oppure possono utilizzare il sistema di videoconferenza. Poi ci possono essere, come accennavamo prima, sia interventi di tipo individuale, sia interventi di tipo collettivo. Benissimo. Poi, detto questo, quali sono le fasi di questo modello? Allora, si parte con il gemellaggio, in francese jumelage. In questo gemellaggio, praticamente che cosa accade? Io come docente, oppure come gruppo di docenti, ho un'idea di progetto. Ad esempio, le nostre insegnanti che parleranno tra un po' vi racconteranno quello che è stata la loro idea, quello che stanno facendo. Quindi io come docente, con i miei colleghi, ho sviluppato un'idea di fare un progetto sui fossili. Oggi sarò stamattina dei fossili. E quindi io racconto, faccio una descrizione del mio progetto. E carico questa descrizione, ad esempio tema, destinatari, discipline coinvolte, solo per dire alcuni punti, su un sito particolare dove altri docenti accedono e possono scegliere, di aderire al mio progetto per lavorare poi assieme. Detto questo, si passa alla progettazione didattica condivisa e in particolare questo comprende l'individuazione delle attività comuni da svolgere e l'individuazione delle tecnologie da utilizzare. Poi si arriva alla pianificazione pedagogica e per questo è fondamentale sia la presenza di giornate pedagogiche di approfondimento, come abbiamo fatto ad esempio con i nostri coraggiosi docenti abruzzesi, sia esoneri sperimentali, sia calendari condivisi per poter fare un percorso comune. Infine si arriva all'idea di dispiegamento, ovvero alla scheda di dispiegamento, alla realizzazione concreta di questo progetto e al repertorio. Per quanto riguarda il gemellaggio, qua ne potete vedere un esempio concreto. Allora, c'è praticamente per discipline, arte, musica, inglese, via dicendo, titolo, dominio di interesse e livello a cui questo progetto può essere rivolto. È fondamentale per la messa in pratica del modello classi in rete la figura del consigliere pedagogico o del facilitatore locale, che da una parte deve conoscere molto bene il valore educativo e le pratiche didattiche di un territorio o di una scuola, perché come voi ben sapete ogni scuola e ogni territorio hanno delle caratteristiche specifiche. Poi deve proporre un partenariato e identificare e stipulare partenariati tra piccole scuole. Questo è quanto e vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio la parola a Iose. Grazie e tolgo il mio video. Grazie Ma Michelle. prego. Prima di dare la parola alle nostre docenti, riprendiamo un attimo uno degli step fondamentali del modello Classi in Rete, che è proprio quello della pianificazione pedagogica, perché è un'attività importantissima e anche molto impegnativa, perché come avrete compreso anche dalle parole di Michelle, il modello Classi in Rete permette a uno più
più di due o tre docenti di lavorare insieme per un progetto disciplinare condiviso a distanza. Questo vuol dire che da un lato i docenti devono insieme costruire una progettazione didattica su base disciplinare, devono stabilire un calendario condiviso delle attività di apprendimento, perché quando si parla di classi in rete, di didattica condivisa, vuol dire che alla fine tutte le classi collegate diventano una classe unica. Determinare le fasce orarie per le sessioni di videoconferenza, per esempio, o anche per le attività che vanno svolte nel Knowledge Forum, e anche definire bene i ruoli che i vari docenti a distanza assumono nel gestire le classi e i gruppi di lavoro che si vengono a formare. Consentire alcune fasce orarie supplementari per permettere a tutti gli studenti magari di completare delle attività che sono state avviate e che sono state comunque lasciate in sospeso. O ancora specificare bene il compito di ciascun insegnante per quanto concerne le attività di apprendimento tra i gruppi che sono collegati a distanza. I docenti sono anche impegnati ad identificare molto bene gli obiettivi di apprendimento che gli studenti collegati in rete devono raggiungere durante ciascuna fase della pianificazione educativa e anche devono pensare a tutte quelle attività che consentono il raggiungimento di questi obiettivi. Infine, ma non meno importante, devono pianificare tutti i momenti che permettono di tenere traccia del feedback del lavoro svolto tra i gruppi classe connessi tra di loro. Quello che vedete qui è il cosiddetto canevà di progettazione, canovaccio di progettazione. Quando si inizia a lavorare per la pianificazione didattica condivisa, questo è uno strumento che viene utilizzato e che abbiamo riproposto anche in Italia alle nostre docenti, un po' più dettagliato, ed è il primo canovaccio dopo che le scuole si sono gemellate e quindi di base hanno trovato un obiettivo didattico su cui intervenire tutti insieme. Allora si cimentano in questo canevà di progettazione in cui vanno a dettagliare l'attività, ne vanno a definire meglio il titolo, la descrizione, quando deve essere utilizzato uno strumento piuttosto che un altro, qual è il dominio di apprendimento, se ci sono delle classi preferibilmente da coinvolgere, oppure se è legata magari a un'attività che va svolta in pluriclasse, se ci sono delle istruzioni pedagogiche di base che vanno messe in condivisione con tutte le classi e con tutti i docenti coinvolti, i tempi richiesti per ogni attività. Così come, visto che Michelle ha ben sottolineato anche qual è l'approccio educativo alla base di classi in rete, anche quelle domande di partenza o le problematiche che devono essere risolte da queste classi che lavorano insieme. Quello che vi riportiamo qui sono alcune testimonianze di colleghe, di docenti del Quebec che si sono cimentate in questa esperienza. Quindi, come vedete, qualcuno sottolinea che occorre individuare dei momenti di silenzio scolastico, di programmazione didattica o di azione didattica compatibili tra i docenti partner, al fine di facilitare la pianificazione delle attività, l'accompagnamento del consulente pedagogico di cui ha parlato prima Michelle, che da noi, che in Italia non è presente, ma nel caso della nostra sperimentazione italiana abbiamo assunto come consulente pedagogico i nostri animatori digitali, la progettazione del materiale e il monitoraggio delle attività fatte in classe e in rete. Inoltre, come sottolinea la docente del Quebec, occorre avere una visione comune rispetto alla gestione aperta e alla leadership condivisa tra docenti di plessi distanti, proprio perché vi abbiamo detto che a quel punto i docenti assumono dei ruoli molto diversi tra di loro nelle attività che devono gestire insieme a distanza. Un altro docente sottolinea come è importante assicurarsi che gli orari degli insegnanti gemellati consentano loro di poter usufruire di un tempo di progettazione che permetta di incontrarsi in videoconferenza settimanalmente. Questi incontri possono essere utilizzati per la pianificazione delle attività o per lo scambio di pareri riguardo alla realizzazione delle lezioni condivise. Queste sono delle testimonianze importanti, tanto più che comunque in Quebec hanno queste giornate di silenzio scolastico che vengono utilizzate dai docenti proprio per le esperienze di coprogettazione condivisa. Una volta terminato il primo canevà di progettazione, ai docenti si chiede di scendere ancora più nel dettaglio, quindi per ogni attività
presente nel Canevà c'è una progettazione esecutiva che viene dettagliata per ogni attività, viene individuato l'ambiente, se l'ambiente classe, se il knowledge forum, se la videoconferenza e che attività si svolgono in varie fasi che possono andare dalla preparazione alla realizzazione alla integrazione dell'esperienza didattica. E quello che vedete è semplicemente uno straccio, un esempio di quella che può essere la progettazione esecutiva di classi in rete. Dopo un'esperienza di formazione che abbiamo avuto modo di fare accompagnati dai docenti ricercatori dell'École Loigny RSO, della rete con cui noi siamo partner in Quebec, abbiamo restituito in uno dei quaderni delle piccole scuole quello che per noi è uno strumento operativo in cui tutto quello che abbiamo detto in sintesi qui in Michel viene restituito in questo quaderno con degli esempi pratici di come mettere in atto classi in rete nelle piccole scuole a distanza. Cosa è accaduto nel frattempo? È accaduto che un territorio molto sensibile al tema delle piccole scuole ha deciso di investire e quindi si è fatto partner di ricerca insieme all'INDIRE per sperimentare per la prima volta in Italia questo modello. Il territorio di cui sto parlando è l'Abruzzo. L'USR Abruzzo si è fatto partner di questo percorso di formazione e di ricerca alta di questo territorio. E ci ha aiutato a coinvolgere le scuole che sono presenti nella nostra rete, sono 12 ad oggi le piccole scuole abruzzesi che si sono cimentate in questa attività di formazione che è iniziata a settembre e che è durata fino ai primi mesi dell'anno del 2021 e che da febbraio hanno iniziato a sperimentare il modello classi in rete nelle loro scuole. Si sono gemellate tra di loro. L'esperienza che vedrete oggi è proprio portata avanti da alcune docenti che sono di scuole differenti che si sono gemellate e che si è avvalto ovviamente di consulenze di esperti esterni della rete del Quebec, dall'Università di Toronto per ciò che riguarda il modello della Knowledge Based Community, gli esperti della Valle d'Aosta per quanto concerne il Knowledge Forum e comunque sempre con una supervisione di noi ricercatori dell'INDIRE. Ad oggi la sperimentazione è in atto, sono all'ultima fase di questa sperimentazione e abbiamo pensato di poter portare oggi e di condividere e restituire a livello nazionale attraverso le nostre docenti una delle loro esperienze. Quindi a questo punto io darei la parola a Barbara e a tutto il gruppo di docenti che ci ha seguito. Grazie. Grazie Iose e buon pomeriggio a tutti. Io sono Barbara Diletti, faccio parte dell'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Civitella Torricella in provincia di Teramo e come animatrice digitale ho curato un po' la pianificazione diciamo didattico-organizzativa e la gestione condivisa di tutte le piattaforme utilizzate all'interno di questo progetto. Quindi passo la parola direttamente alla collega Elena Cicconi che inizierà insomma, a raccontare questa nostra esperienza. Buonasera a tutti, mi sentite? Chiedo scusa perché vedo quel pallino che gira oramai tra tanti. Sì, sentiamo Ogni benissimo, tanto sentiamo lo guardo in modo benissimo. malefico. Buonasera a tutti, come diceva Barbara e come hanno ben raccontato Michelle e Iose, l'esperienza. Noi ci siamo ritrovate quest'anno, un anno particolare e duro, anche perché la DAD e la situazione d'emergenza spesso hanno determinato la rimodulazione del cronoprogramma del nostro percorso. Comunque ci siamo tuffate in questa nuova esperienza perché, come sempre, quando le piccole scuole propongono un'attività di innovazione, di ricercazione, è sempre una importantissima occasione da non perdere per sperimentare nuove situazioni, modalità e ambienti di apprendimento. Quindi ci è sembrato fondamentale partecipare. Come dicevano, uno dei momenti più importanti è stato quello in cui noi stessi docenti siamo stati formati e abbiamo familiarizzato con le differenti piattaforme che avremmo poi dovuto utilizzare nell'attività di ricercazione. E un altro importantissimo momento è stato quello del gemellaggio, cioè quello di incontrarci a livello di progettazione didattica, educativa, di intenti, di finalità, di obiettivi, di valori educativi con altre scuole del nostro territorio che è vicissimo, come
sappiamo tutti, di piccole scuole, per creare insieme poi un unico progetto a cui abbiamo dato appunto il titolo di Storie di Ordinaria Indifferenza. Questo progetto è nato proprio durante uno dei nostri webinar di formazione, meglio l'idea è nata lì, partendo da una lettura che dello specifico io stavo facendo in classe con i miei alunni. E ha ottenuto un riscontro positivo anche da altre scuole coinvolte nella ricercazione che hanno risposto alla nostra proposta di gioiellaggio e quindi ci hanno permesso di realizzare la fase successiva, che è quella di una progettazione più puntuale e molto capillare, come avete visto, seppur, ripeto, quest'anno soggetta a numerose revisioni a causa delle varie situazioni di emergenza, per cui sapete bene che le nostre scuole sono state chiuse e magari gli interventi che avevamo programmato sono stati rimodulati, sono stati cambiati per il numero di ore inferiori che si facevano in DAD, ma anche per il cambio orario. Le scuole che hanno accolto favorevolmente, con cui abbiamo poi creato una splendida sinergia di intenti e anche di lavoro condiviso, sono l'Istituto Comprensivo di Isola del Gran Sasso con l'Enara e l'Istituto Comprensivo di Bassorano. Nello specifico noi abbiamo messo in campo la scuola primaria di Torricella e di Civitella, nella primaria di Torricella abbiamo coinvolto la classe terza, mentre in quella di Civitella la pluriclasse terza, quarta, quinta, questo a proposito del famoso discorso che faceva Iose sulle pluriclassi, mentre Bassorano, sempre in primaria, ha coinvolto la sua quinta. La secondaria di primo grado invece ha coinvolto a Civitella la classe seconda e terza e a Colledara nello specifico la classe seconda. E attraverso un percorso che inizialmente si è sviluppato per ordini di scuole, poi in senso verticale tra gli ordini di scuola, si è arrivati a un'attività condivisa anche tra ragazzi che hanno competenze, età, interessi e abilità molto diverse tra loro, ma che hanno comunque proseguito questo percorso in sinergia, dando degli esiti per noi straordinari ed inaspettati. Però per sintetizzare meglio un po' la nostra storia, abbiamo prodotto un piccolo video che prego Barbara, che è il nostro animatore, per cui la sfruttiamo in tutti i sensi a livello organizzativo e tecnologico, di far partire.
Come avrete certo capito, il nostro interesse è stato legato a un discorso di educazione alla cittadinanza attiva, ripartendo da problemi legati proprio a una indifferenza di un tempo neanche troppo lontano, per poi avventurarci alla scoperta di di nuove situazioni di indifferenza quotidiana. Ma quello che mi preme farvi vedere adesso, al di là della presentazione e del percorso che noi abbiamo fatto, perché su questa piattaforma alla fine si può creare qualsiasi percorso di costruzione della conoscenza, partendo ovviamente, come è stato ben detto, da situazioni problema, è proprio quello che mi preme è proprio farvi conoscere che cos'è il Knowledge Forum. Inizialmente noi eravamo un po' preoccupate perché avendo bambini anche piccolini di 8 anni di età, a cui i genitori diciamo, non lasciano sempre grossa autonomia nell'utilizzo delle nuove tecnologie, eravamo un tantinello preoccupate che l'ingerenza, chiamiamola così, la famosa mano che danno i genitori nel partecipare, creare il proprio contenuto didattico da parte dei bambini fosse molto forte. Però poi abbiamo avuto una splendida sorpresa che è iniziata fin dai primi momenti in cui gli alunni hanno dovuto cominciare a cimentarsi con la piattaforma. Quindi pregherei Barbara di condividere, se può, il nostro spazio in questa piattaforma. Ecco, Ok, vedete? Sì, ok. esatto. Allora, all'interno del percorso progettuale poi c'è lo spazio legato alle varie prospettive. Come vedete, Let Me Up, Benvenuta Liliana, eccetera, eccetera, sono tutte differenti prospettive che andremo a consultare un pochino più nello specifico per vedere che cosa succede al loro interno, rappresentano fondamentalmente diversi step del percorso stesso. Io mi soffermo perché è stato bellissimo sulla parte esterna, sul benvenuto. Questi sono i primi tentativi dei bambini di 8 anni di entrare. Ecco, lì c'è Marika che dice ovviamente cerca una figura insomma, a lei nota all'interno di questa piattaforma, quindi vi saluta dicendo ciao maestra, sono Marika, saluta me o saluta Barbara, comunque sa che noi saremo lì dentro. E io Sicura di trovarci. per farle vedere che comunque era possibile un'interazione, le rispondo brava, brava Marika. E l'entusiasmo ancora maggiore con un altro ragazzino, bambino della nostra classe che è Michelle, nello specifico è calcio storia perché ovviamente per questioni di privacy ai bambini sono stati dati dei nickname e delle password che sono necessarie per accedere ai vari percorsi progettuali e come vedete lui è appena riuscito a entrare da solo in questa parte della piattaforma, ha scritto il suo messaggio, è tutto soddisfatto e contento. È molto contento. Molto, estremamente. Ancor più l'interazione c'è stata all'interno della prima prospettiva, che era una prospettiva fondamentalmente legata alla familiarizzazione con la piattaforma, comprendere come all'interno di questa piattaforma potessero avvenire le interazioni tra i diversi partecipanti. Quindi noi abbiamo messo una serie di domande guida per presentarsi e vi apriamo due presentazioni di alcuni alunni proprio per farvi vedere che lì loro hanno cercato di far conoscere le proprie caratteristiche e di cercare anche qualche altro partecipante con cui empaticamente entrare in contatto perché simili per hobby o per attività sportive che si facevano o quant'altro. Per esempio vi facciamo vedere Carbonio Storia
nello specifico è Giulia. Riesci a ritrovarla, maestra? Sì, stavo cercando in realtà di abbassare il mio volume, ma non ci sono riuscita, devo dire. Perché? Allora, Carbonio Storia, per esempio, è una bambina anche Allora. alquanto timida, che però si presenta. Elena, aiutami, se la vedi. Eccola. Eccola lì, l'hai trovata? Eccola lì. Sì. Il mio nome è Giulia, ho 8 anni, frequento la scuola primaria di Torricella Sicura, la mia materia preferita è italiano, non a caso io insegno italiano, diciamo che Ecco. mi sono un po'... Vabbè, lasciamo perdere, perché ci sono cose più facili e a volte più difficili. Il mio sport preferito è il cavallo, perché il cavallo è la mia passione, mi sento libera, mi sono fatta tante amiche, mi piace essere vestita bene, essere bella con la capillatura. Sono contenta di conoscervi e spero che quello che ho scritto vi piaccia. Come vedete, c'è proprio l'estrema libertà dei bambini di esprimersi, si sentono liberi, accettati, partecipi di questa intera comunità, liberi anche di sbagliare. Sì, è vero che noi lavoriamo molto sulla pedagogia dell'errore, però è pur vero che la piattaforma, comunque come strumento tecnologico, contenta il bambino di non avere, diciamo, quegli occhi puntati addosso, quel giudizio del compagno che magari lo inibiscono nell'esprimere un suo pensiero e nel fare anche un errore. Un'altra prospettiva che vi volevamo far vedere è quella di Boro Storia, un'altra bambina, Marzia. No, questa è la sua prova, perché poi Marzia faceva anche le Ok, prove. allora questa forse. Vedi? Forse la devi ricaricare. No, anche No, non è questa però. questa è sempre la prova. Va bene, puoi aprire una qualsiasi, Intanto, Boro pure intanto. Storia, è lo stesso, ce l'hai sotto, Barbara? Sono Io una farei sopra e vedere una sotto, intanto mi Luce presento Storia. Boro Storia. Mi Come? presento, ce l'hai sotto, è Boro Storia. Ecco, la bellezza di questa piattaforma è che Ok. tu all'interno puoi passare a sinistra, a sinistra, a sinistra, a sinistra, ci sei sopra, sopra, troppo veloce vai. E comunque che tu puoi passare all'interno un bel po' di tempo a conoscere gli altri senza avere problemi di sorta, aprire delle altre, Barbara, non è un problema. Vabbè, Chiunque esso apro sia, Luce Storia perché che avevamo. comunque, ecco, per esempio, Roce Storia è un ragazzino invece della secondaria di primo grado. Non ha messo il suo nome, mentre i miei hanno preferito utilizzare poi per farsi conoscere il loro nome di battesimo. Racconta di sé che è molto timido, che frequenta la seconda D della scuola media di Colledara e, come vedete, parla del suo disagio a causa del Covid, del fatto che siano state sospese, per esempio, le attività sportive. E una delle caratteristiche che non ci aspettavamo, vi dirò perché è legato a un'attività di scrittura, è che invece i bambini o i ragazzini hanno preso questo spazio come uno spazio in cui poter comunque relazionarsi in un periodo difficile in cui il distanziamento non consente le relazioni umane strette come noi siamo abituati a gestirle. E invece hanno riversato su questa piattaforma una serie di speranze, di aspettative proprio legate non solo alla costruzione del sapere, ma anche alla socializzazione. E ovviamente, una volta completata questa fase di presentazione, dove non ci sono molte interazioni tra bambini, le interazioni le vediamo attraverso quelle linee che collegano due note, per cui tutti si parlano e ancora non rispondono, tranne me che ecco, appunto stavo rispondendo a un amico, si passa al primo incontro su Cisco Webex, quindi su una piattaforma, sulla stessa piattaforma in cui siamo oggi, e i bambini finalmente hanno la possibilità di incontrarsi virtualmente, di conoscersi, di vedersi, cosa fondamentale perché stiamo parlando per il momento di tre classi della scuola primaria. All'interno di questo incontro vengono presentati dei materiali sulla senatrice Segre, sul fatto che sia stata
comunque respinta con il padre dalla Svizzera e viene posta all'interno della prospettiva, benvenuta Liliana, una domanda problema a cui i bambini devono rispondere. Hanno un lasso di tempo di una settimana circa per rispondere a questa domanda. Come vedete, noi avevamo messo all'interno della prospettiva, ma anche all'interno del nostro percorso progettuale, di dove sono riportate delle sessioni, tutta una serie di materiali, di risorse utili che i bambini potessero consultare per poter arrivare a una loro ipotesi su una diversa, un diverso finale della storia di Liliana. E mi piacerebbe che Barbara riuscisse ad aprire la risposta. La domanda era: cosa sarebbe successo se la Svizzera avesse accolto Liliana invece di respingerla? Tutti potevano rispondere con più linguaggi espressivi, cioè non abbiamo chiesto loro di esprimersi solo ed esclusivamente attraverso la scrittura, perché il Knowledge Forum ci consente anche di caricare video o di caricare immagini, e quindi poi vi facciamo vedere quello che è successo con un paio di bimbi che sono nello specifico Giorgia, o meglio Berillo Storia, che dice: Liliana Segre ed il suo papà durante la persecuzione degli ebrei riescono a fuggire in Svizzera. Al suo arrivo Liliana è felice perché il paesaggio che vede è bellissimo, però Liliana si accorge che il suo papà è sollevato. Liliana non capisce il perché, ma poi il papà le spiega che sono stati fortunati a essere lì. Ora dovranno lavorare tanto e rispettare tante regole, qui nasce il pregiudizio sugli svizzeri, emerge sugli svizzeri, ma potranno stare sempre insieme. E Giorgia appunto allega anche un'immagine per raccontare meglio il suo, la sua ipotesi. Eccola qui, la bambina ha voluto anche rappresentare il viaggio di Liliana con il suo papà che viene accolta in Svizzera. Ma non solo, questa piattaforma permette anche a quei bambini che hanno un pensiero divergente e quindi magari meno diciamo legato a una formulazione di ipotesi così, forse più standard la chiamerei, più convergente, permette a quei bambini che hanno un pensiero divergente di esprimere le loro opinioni. E proprio per questo vi voglio far vedere l'ipotesi di Michelle, che è calcio storia e che addirittura formula questa ipotesi bellissima per me, perché dice: Liliana e suo papà durante le persecuzioni degli ebrei riescono a fuggire in Svizzera, non li hanno fatti entrare, perciò sono stati catturati, ma Liliana è riuscita a scappare ed ancora oggi vive in salute. Dopodiché esce fuori il suo aspetto, ripeto, divergente, il suo spirito critico, il suo pensiero particolare, e lui aggiunge: però Liliana non sarebbe diventata famosa e non farebbe le interviste. Insomma, se alla fine non avesse passato tutti questi guai, non avrebbe risonanza, non sarebbe un personaggio così importante per tutta la società civile come d'altronde lo è oggi. Partendo quindi da tutte queste risposte, con una nota di sintesi si è creato poi un finale che rappresentasse un po' tutti i bambini e che consentisse a tutti di sentirsi parte di un'unica storia creata insieme. Ma non ci siamo fermate qui, siamo voluti andare a creare un'altra situazione problema. E cioè siamo voluti andare a indagare il discorso, il fenomeno dell'indifferenza, per cui abbiamo fatto vedere dei filmati, abbiamo un'intervista della Segre, abbiamo fatto vedere anche un cartone animato, parlato di Rodari, poi abbiamo messo all'interno sempre della piattaforma una serie di materiali utili di consultazione per i bambini e posto una nuova domanda problema in cui i bambini dovessero spiegare che cos'era secondo loro l'indifferenza. E Elisa, per esempio, Lutezio Storia, proprio sotto al materiale, ha detto: l'indifferenza per me è quando una persona ignora qualcosa, qualcuno che è in difficoltà, fingendo che non esista sulla faccia della terra. Questo mi fa arrabbiare perché per me è una cosa importante aiutare le persone. Quindi esprime anche un giudizio. E poi è uscita fuori per noi una bellissima risposta
che subito non capirete e non ve la spiegherò proprio subito perché svelerebbe il seguito del nostro percorso. Questa risposta, che viene dal nostro piccolo argento vivo, che per il momento non vi identifico con il suo nome di battesimo, dice: l'indifferenza è quando mi hanno separato da mamma e papà mentre viaggiavo sul balcone per andare in Italia. Ovviamente non parliamo di un balcone, ma di un bastone, quindi potete immaginare il vissuto di questo alunno. Quindi, come vedete, da una ipotesi di un alunno prende poi vita, punto, via il proseguo del percorso. Mentre noi della primaria ci stavamo cimentando quindi col tema della scrittura creativa e con il concetto di presenza, in contemporanea, diciamo su in mitica parallela, la secondaria di primo grado stava invece portando avanti un altro percorso. E per esprimere, per, insomma, per farvelo conoscere meglio, passo la parola a Betty, Elisabetta l'Innocente, la professoressa del mio istituto comprensivo, e poi a Annalisa Di Giuseppe, che invece rappresenta l'istituto comprensivo di Isola del Gran Sasso con le Dara. Eccomi, salve a tutti, sono Elisabetta, Betty l'Innocente, e in attesa alla secondaria. Io ti sento, Betty, eh? Mi sentite? Sì. Ok. No, avevo risentito il rimando di Elena. Salve a tutti. Allora, io insegno la secondaria di primo grado dell'Istituto Vitale di Montalcini e nel plesso di Civitella del Tronto. Chiedo a Barbara, fantastico animatore digitale, prestata per tutto. Mi riempirà sempre di complimenti. Sì. Lavoro con loro per questo motivo, in realtà. Se noi abbiamo preparato, i ragazzi hanno preparato un Genially, così da una presentazione che potesse raccontare l'esperienza. L'indifferenza di cui volevamo parlare è quella nata essenzialmente da una loro richiesta. Sono la seconda media, la terza, in questo senso confluiscono come se fosse una pluriclasse, perché poi tra l'altro, essendo stati spesso sospesi tra la DAD e la scuola in presenza, questa esperienza è diventata una vera e propria learning story, e quindi il fatto di non essere spesso in presenza e stare appunto connessi da casa ci ha aiutato nella narrazione. E a Civitella del Tronto, oltre al piccolo, al plesso della piccola scuola, c'è anche un piccolo museo della rete dei piccoli musei, ed è il Museo Nina. In questo museo sono conservate in una borsa di juta, venuta diciamo alla luce da poco, le lettere, un carteggio e delle fotografie che raccontano la vicenda dolorosissima di questa storia d'amore di una coppia che durante la Seconda Guerra Mondiale, lei ebrea, lei cristiana e cattolica e lui ebreo, Margarete ed Ignaz, vengono separati a causa delle leggi poi razziali. Perché si trovano a Civitella? In mezzo a loro peregrinare, perché comunque lui viene deportato, c'era un campo di contenzione. Lei lo segue e vengono ospitati e nascosti spesso per potersi incontrare dal podestà della città, che poi è il nonno del direttore di questo piccolo museo, che ha conservato segretamente le lettere in fondo ad un baule, perché il podestà, se poi veniva scoperto, ecco, poteva passare dei guai seri. Quindi è stato anche il tramite dell'amore tra Margarete ed Ignaz. I ragazzi, da prima in visita,
hanno deciso che questa storia, la differenza l'avesse fatta proprio il podestà. E nella cornice storica dolorosissima della Seconda Guerra Mondiale hanno ritracciato nel loro territorio una forte azione civica, quella diciamo di mantenere segreta in vita questa storia, questo incontro. Quindi loro si sono sentiti onorati che ci fosse stato un personaggio del loro borgo che avesse segretato e avesse mantenuto un po' in vita questa storia, e quindi è diventata una specie di film della memoria. Tant'è che due ragazze di seconda, possiamo vedere il genio di Barbara? Non state vedendo il genio lì? Io non lo vedo. Io sì, Così riesco a noi lo vedere. vediamo, Becky. Ah, Noi io non sì, lo vedo, vediamo però il è un genio lì. problema. Ok. Allora, ecco, adesso lo vedo, scusate, era un problema Ah, mio. ok, siccome mi sono avuto per un attimo. Mi Ok. sono anche rifresciata, è sempre un problema mio, mai dell'animatore digitale. Le due ragazze, Vogliamo mostrare il video, Betty, delle due ragazze che... perché Ok. sono partiti da una fonte, quindi hanno creato loro una piccola intervista, un documentario, per poi presentarlo alla scuola gemellata di Colledara, agli omologhi di Colledara. Allora un attimo soltanto perché... Eccolo.
Allora, in questa prima ipotesi anche di digitalizzare, diciamo, il patrimonio storico e artistico locale e quindi anche la memoria, passiamo a vari prodotti che sono quelli multimediali, diciamo, l'ipotesi di un documentario. Oppure, per esempio, l'ipotesi anche di creare degli storyboard, perché le due classi comunque hanno sia competenze che afferenze differenti. Dalla presentazione loro introducono appunto la storia di Margarete e Ignaz, di questa coppia, e cominciano a familiarizzare con quella che è poi la storia che ci presenterà in seguito la collega Annalisa, di una storia sempre una testimonianza storica di Emma Novarini. Ricominciano i nostri meeting, ci conosciamo e ci confrontiamo a distanza. I ragazzi di Civitella presentano ai ragazzi di Colledara la storia di Margarete Dignaz e i ragazzi di Colledara presentano agli omologhi la storia di Emma Novarini, di cui ci parlerà poi Annalisa. Si aprono poi delle prospettive interessanti sul Knowledge Forum, perché per me il problema principale era poter trasferire questa, diciamo, questa ipotesi di narrazione poi sul Knowledge Forum, che invece devo dire è stato un terreno non tanto minato, ma anzi ben accolto dai ragazzi della secondaria. Per esempio, tu già sull'ex quindi sull'introduzione alla loro conoscenza, sono stati proprio gli stessi ragazzi a propormi la creazione, oltre alla loro presentazione, il darsi un volto e farlo, visto che c'erano dei nickname, con degli avatar. E quindi, per esempio, ecco, c'è Giulia, che mostra la sua contentezza nell'incontrare, anche perché qui era il 20 marzo, quindi abbiamo fatto in tempo all'inizio a fare l'intervista, come avete visto, a Guido Scesi, poi si è chiuso tutto. Oppure, sì, cioè, ecco, Germanio, nostro Kevin, che è stato poi l'ideatore di tutti gli avatar, che si presenta, Ma volevo solo far vedere un po' più grande. Si presenta, quindi mettono in scena, diciamo, anche loro, in qualcuno c'è il timore di non tornare in presenza, quindi comincia a diventare un terreno di scambio. Poi si sono anche rincontrati sui social. Questo è un ragazzo di seconda, sì. Tra l'altro non so come facciano con gli slash a barrare, hanno trovato anche il saluto da youtuber, hanno barrato in fondo la firma, ma io sono abbastanza boomer per questa situazione. Dopodiché, dalla presentazione, per esempio, si apre la prospettiva della collega Cinzia Pizzarri, che dopo una lezione, perché noi ci siamo incontrati in questa, a distanza, lancia una sua, diciamo, un problema, ecco, su forse i triangoli di Sì, Giolone, avevo. fa questa lezione, per analogia chiede di creare, ragazzi, qualcosa che sì, di confrontarsi anche, perché poi tra di loro inizia uno scambio di una restituzione di un prodotto che abbia a che fare con l'idea, diciamo, del triangolo, il rimando quindi del triangolo che va dalle scienze, diciamo, alla tecnologia e a quello proprio storico che interessa la decorazione. Che succede qui? Che i ragazzi di Civitella
decidono, a causa della scarsa connessione, dei problemi che hanno, stando poi in DAD, di lavorare autonomamente per gruppi e quindi restituiscono ai ragazzi di Colle d'Ara una locandina della pace. Ecco, a distanza abbiamo progettato, confrontandoci con i compagni della seconda, un manifesto della pace che virtualmente potrebbe essere una storia sui social o uno sfondo per un nostro dispositivo. Abbiamo voluto comunicare con le parole e le immagini un messaggio di speranza ai nostri compagni. Ok, qui è un messaggio che poi loro volevano riportare, chiedono insomma di poterlo riportare su una storia di Instagram presumibilmente. Questo è i ragazzi della terza con la seconda, invece qui i ragazzi della seconda creano un francobollo della pace, quindi diciamo che vanno in antitesi, perché il triangolo che dovrebbe rimandare appunto a un'idea di segregazione, di indifferenza e di dolore, loro invece lo interpretano con un messaggio positivo e propositivo. Infatti chiedono che sia un veicolo di pace e di buoni sentimenti, per spezzare il ricordo di odio che invece li aveva colpiti durante la narrazione della collega, durante il meeting. E qui fanno proprio una sorta di loro logo di francobollo, appunto, della pace, penso che ci sia scritto together con versus hate. E anche qui in autonomia loro si sono coordinati, confrontati e qui questo è stato caricato sì da Zolfo Storia, sono stati creati le fasi, diciamo, dal brainstorming poi al lavoro cooperativo, tutto a distanza. Quindi questa per me è stata una piacevole, diciamo, sorpresa, perché sono riusciti a trasferire l'idea, le ipotesi che potevamo fare in presenza, a distanza, addirittura di cooperazione, e poi inserirle sul Knowledge Forum. Quindi come approccio con il Knowledge Forum, diciamo che è stato per me abbastanza soddisfacente, anche mi hanno stupito, dall'avatar poi alla creazione di immagini. Qui sì, c'è la prospettiva di Margarete ed Ignaz. Sì, alla storia di Margarete Ignaz. Sì, dove l'incontro poi che abbiamo con la primaria ci chiedono da dove nasce il pregiudizio. E qui secondo Io me darei la la parola alla sì, collega. e volevo concludere, sì, volevo concludere solo che dopo l'incontro che noi abbiamo, di cui Annalisa vi parlerà, e sul Genially, nasce un'ulteriore ipotesi. E nasce proprio da questo confronto, quindi in estrema autonomia e libertà, e dal Genially lo troviamo, di un crossing, ovvero di un'unione delle due storie. È come se quella di Margarete e di Margarete d'Ignaz e di Emma Novarini, si potessero fondere in un'unica storia, quasi surreale, e ce l'abbiamo alla fine. E io così mi taccio e vi lascio, forse è proprio l'ultima. Ho perso Barbara, penso, l'animatore. Mi sentite? Io ti sento, Betty. Ok, è Barbara che si è. C'è una lettera alla fine di questo Genially in cui i ragazzi, adesso Barbara non c'è, immaginano che questa coppia possa essere ancora viva grazie all'intervento di Emma Novarini, che poi diventa un'amica, e chiedono agli amici di Colle d'Ara, agli omologhi, di poterne fare una specie di trailer o un film, un documentario successivo, quindi fondere insieme delle esperienze che dall'indifferenza possa nascere una storia comune. E io passo la parola ad Annalisa, se Barbara però riesce a
Mi sentite? Sì, adesso sì. Ah, Io ho scusate. fatto il cappello alla lettera e passo la parola ad Annalisa, se, per non rubare troppo tempo. Buonasera, mi sentite? Sì, Annalisa. Ok, allora io mi soffermerò su quali sono stati anche i motivi che hanno spinto poi la nostra scuola, quindi al gemellaggio con l'Istituto di Civitella Torricella. Inizio col dire che da sempre la nostra scuola ha posto grande attenzione a quella che è la storia locale, soprattutto per valorizzare quelli che erano i protagonisti, ovvero gli abitanti del nostro territorio, che hanno in qualche modo partecipato e dato il loro contributo durante un periodo così difficile come quello della Seconda Guerra Mondiale. E anche perché le proposte, la possibilità di riflettere quindi su temi così importanti, quale il pregiudizio e l'indifferenza, ci è sembrato davvero un'occasione unica. Allora, il nostro contributo ha coinvolto più discipline e si è suddiviso, diciamo così, su due argomenti. Il primo, come diceva la collega, intitolato I triangoli del dolore, partiva dalla geometria, quindi coinvolgeva proprio la matematica, per poi arrivare all'analisi di quei triangoli, che in qualche modo erano il sistema di classificazione dei diversi secondo il regime nazista, che poi appunto dovevano essere sterminati nei campi di concentramento. Il secondo percorso, quello che mi riguarda direttamente, ha riguardato soprattutto l'approfondimento della vita di Emma Novarini. Per quanto riguarda il percorso di Emma Novarini, dobbiamo dire che nasce dopo aver approfondito le vicende di Margarete Dignitz. È stato molto utile studiare il materiale informativo che ci è stato fornito ed era presente appunto sulla piattaforma Knowledge Forum, perché grazie ad esso abbiamo potuto costruire il sapere e dopo, successivamente, quindi rispondere a quella che era la domanda problema posta dalla scuola di Civitella. A quel punto anche noi abbiamo voluto contribuire a arricchire un po' il percorso presentando appunto la storia di Emma Novarini. La presento brevemente. Emma era una giovane donna originaria di Villa Petto, una piccola frazione del comune di Colledara, e che per un breve periodo di tempo, quando era ancora bambina, è stata costretta a trasferirsi in Lussemburgo con il padre per motivi di lavoro. E questo le ha consentito di imparare il tedesco. E questo sarà il motivo per cui noi oggi la ricordiamo. Da ragazza, dopo aver conseguito il diploma, fa ritorno a Villa Petto e viene arruolata dal comando tedesco di Teramo durante la Seconda Guerra Mondiale come interprete. Le fonti narrano, c'è un episodio, ecco, di particolare rilievo che le fonti narrano, che un giorno alcuni soldati dell'esercito tedesco giungono nella località appunto di Villa Petto e minacciano di uccidere tutti gli abitanti del villaggio, gli uomini in particolare, perché credono di aver trovato una divisa dell'esercito alleato nascosta in un pagliaio. Emma, aiutata dal parroco locale, Don Rinaldo, nonostante avesse un ruolo particolare, con grande coraggio e sprezzante del pericolo, si fece da garante per l'innocenza dei suoi concittadini e in qualche modo ha risposto alle richieste di aiuto. Naturalmente, e oggi viene ricordata per questo, proprio perché non si è risparmiata. Questo per noi è stato un esempio concreto di coraggio che si innestava benissimo in quello che era il percorso proposto dalla scuola di Civitella Torricella. E gli alunni come hanno lavorato? Allora, in un primo momento abbiamo analizzato tutte le fonti documentarie, articoli di giornale, libri, abbiamo ovviamente consultato il nostro libro di storia e poi i ragazzi stessi hanno presentato la vicenda di Emma Novarini attraverso una videoconferenza tenuta su Cisco Webex con gli alunni di Civitella. A questa videoconferenza ha partecipato anche il figlio di Emma Novarini e questo è stato un momento molto importante e significativo perché forte è stata l'emozione nei ragazzi. Da piccoli storici hanno formulato delle domande da sottoporre al nostro ospite proprio per ricavare quante più informazioni possibile su Emma.
Al termine della sessione di studio abbiamo anche noi rilanciato una domanda-problema ed è stato chiesto di raccontare su Knowledge Forum un episodio in cui erano stati protagonisti dimostrando coraggio sia nel difendere un amico o anche nel denunciare un episodio di ingiustizia. L'entusiasmo è stato notevole e anche la partecipazione, soprattutto l'interazione con i ragazzi di Civitella, anche perché c'è stata proprio la possibilità di commentare e di arricchirsi anche dell'esperienza degli altri. Inoltre vorrei anche sottolineare che la grande sinergia che si è venuta a creare non soltanto quindi tra gli alunni, ma anche tra il corpo docente, quindi con le colleghe con cui ho avuto la possibilità e la fortuna di lavorare, e questo è stato un elemento di arricchimento personale molto forte. Barbara, hai aperto? Ecco, sì, volevo continuare a aprire la nota di sintesi della ragazza Betulla Storia, che attraverso un disegno e una poesia un po' riassumono quella che è stata la storia di Margherita ed Ignaz. Continua quindi l'incrocio, il crossing tra le due storie, e in particolare vorrei porre attenzione anche sulla poesia che è stata realizzata dai ragazzi, un lavoro di gruppo che riunisce le due storie. Quindi nella prima parte si parla di Emma, nella seconda di Margherita, ma questi sono esempi importanti per non dimenticare, perché bisogna riflettere. In fondo i ragazzi hanno capito che la storia non è soltanto quella che si trova sui libri di storia, ma è anche quella più vicina a loro, testimoniata anche da esperienze dirette. Io ringrazio e passo la parola alla collega Elena Cicconi. Annalisa, scusa, faccio vedere anche la risposta di alla sì, domanda, sì. Di, no, perché quella era bellissima, grazie, ti ringrazio per sì. Allora, c'è stato un ragazzo che aspetto di vedere i collegamenti, ecco. Era il, adesso non ricordo il nome, però era, ecco, i tre cani e il leone, Zolfo Storia, ecco, un alunno di Civitella che racconta la sua vicenda personale, che coinvolge anche un leone, perché il bambino proviene dall'Africa, e di fronte a questa esperienza così singolare c'è stata anche l'interazione con la risposta di un nostro alunno. E qui Betty, non so se tu vuoi aggiungere qualcos'altro, magari visto che è un tuo alunno, ecco, per arricchire ancora di più questa esperienza. Ma io penso che ci arriveremo fra un po' con Elena, poi a contestualizzare. Benissimo. Dico bene, Elena? Non so se Elena mi sente. Ecco, e poi c'è stata la risposta appunto del nostro alunno, che era affascinato da quanto aveva letto e quindi con grande entusiasmo ha risposto al compagno. Sì, soprattutto perché Ayman, non essendo italofono, si è cimentato veramente con l'impegno. Sì, tantissimo. Sì. Quindi ringrazio le colleghe, in particolar modo Annalisa, perché c'è stata una grande sinergia tra le poi essendo a distanza ha aiutato questa sinergia, interazione, cioè loro si sono un po' perché le professoresse di lettere, adesso faccio la cronia da maestra di primaria, poi mi si perdono nella poesia romantica e lunga, e questa interazione particolare è emersa in modo prepotente durante il momento di raccordo. Cioè a un certo punto era necessario che questi due ordini di scuola diventassero veramente un'unica classe, e quindi sono stati previsti degli incontri comuni dove i ragazzi dai 13 agli 8 anni si confrontassero sullo stesso tema. E cosa è successo? Vi ricordate il famoso Argento? Argento
si chiama Abdul, viene dalla Libia e suo papà è stato così gentile da permetterci di registrare una intervista che ci ha commosso profondamente, tanto che a un certo punto, sono una gran chiacchierona, non riuscivo più a fare le domande che avevamo convenuto ed è dovuta intervenire Barbara, che come al solito stava dietro allo strumento tecnologico, e abbiamo chiesto a lui di raccontare la sua storia, il suo percorso di migrante, perché Abdul aveva portato alla luce una nuova storia di differenza o di indifferenza proprio dei giorni nostri. Ecco qui il papà di Abdul. Ciao, come ti chiami? Da dove vieni? Quando sei arrivato in Italia? Come me la decisione. Eri da solo o in compagnia di familiari? La mia moglie è a me. Ci racconti il tuo viaggio? Sono venuto dalla parte al mare. Ho fatto 9 ore in mezzo all'acqua. È un brutto viaggio. Sono venuto in... Siamo 97 persone, siamo messi all'interno di tutti i paesi, in Siria, Marocco. Ho fatto 3 giorni nell'acqua perché loro adesso fanno il controllo se cercano altre persone. E poi siamo entrati in Sicilia, ho fatto 7 giorni lì. Poi sono trasferiti qua a Bruxelles. Un anno, 2 mesi lì. Loro hanno fatto tutte le cose. Hanno dato una mano. Quando siamo arrivati al mare, io e mia moglie siamo incrociati con questa tendina, piedi. Meno male, il bambino non ha fatto niente, perché loro sono sopra la barca. Quando mi guardano a me, cioè io tengo una malattia al cuore, sono tirato il testa, il vomito. Questa bambina quando guarda a me, quando vomita, piange. E c'era anche tanta paura? Tantissima paura, perché loro erano di cui avevo 5 anni. E l'altro 3 anni. Quanti giorni siete stati in mare? 3 giorni. E poi siamo entrati in Sicilia. Ascolta, come ti sei trovato a Sedicella? Molto bene. Avete fatto subito amicizia con altri italiani? Sì. Conosciuto quella carità, una signora si chiama Anna, il marito suo si chiama Carlo, sono i bravi persone. Bene, possiamo interrompere. Come vedete, l'intervista è molto sentita sia da parte nostra che da parte sua, è molto emozionante, è talmente emozionante che i bambini con la quale l'abbiamo condivisa sono stati rapiti da una serie di domande che hanno cominciato a girare durante il webinar. E una delle più importanti era: perché i migranti, visto che rischiano la morte, fuggono dal loro paese e arrivano in Italia? E le motivazioni sono tante, ma all'improvviso c'è stato l'intervento di Hanan, che è quel bambino, quel ragazzino che ha scritto la storia sul leone, che è anche abbastanza timido, perché comunque
ha dovuto inventarsi la sua identità di italiano in questo momento, che decide di spiegare lui perché suo papà ha lasciato l'Africa e lascia anche la testimonianza scritta all'interno di questa prospettiva. Lui si chiama Adolfo Storia e scrive la sua motivazione. Io sono andato via dal Marocco insieme alla mia famiglia perché c'era la fame e la miseria. Il confronto continua perché abbiamo Larice Storia, Nettuno Storia, Larice Storia e Salice Storia che si confrontano sullo stesso tema e si rispondono. Diciamo che Nettuno articola bene la sua motivazione, Larice e Salice commentano. Questa è una riflessione molto profonda sulla diversità. Siamo tutti uguali, diversi ma uguali forse nei diritti e nell'umanità profonda di ogni persona. E c'è anche Salice che aggiunge il suo commento dicendo che l'altro compagno ha ragione, anche se addirittura, vedete, fa un riferimento alla pandemia e al fatto che in Italia ci sia adesso un momento di sofferenza economica e addirittura dopo, con un volo pindarico, arriva pure al discorso sinteticamente della mafia. In questo incontro che è stato veramente toccante e che ha permesso ai bambini di tirar fuori infinite ipotesi, che non vi possiamo aprire tutto per mancanza di tempo, infiniti interventi su chi addirittura ha toccato temi legati all'economia, alla sociopolitica, a argomenti più grandi di noi, a un certo punto noi chiediamo un contributo fattivo, una proposta per aiutare, essere solidali, essere differenti e non indifferenti nei confronti di queste popolazioni che fuggono da questi paesi provati da miseria, fame, guerra e quant'altro, e vi facciamo vedere la parte finale del nostro webinar in cui i bambini decidono di fare le loro proposte in diretta. E adesso la mia domanda per tutti voi è... Scusa Elena, prova un attimo a chiudere il microfono perché si risente dal tuo PC la voce.
Elena, io direi che se capito un po' la strategia, ci sono poi i ragazzi di Civitella che intervengono con le proprie ipotesi, e, insomma, su come poter aiutare questi, diciamo, popoli meno fortunati di noi. E tutte le scuole vengono interpellate e tutte le proposte vengono raccolte. Dopodiché si organizza un sondaggio per scegliere quale tra queste proposte, insomma, possa essere concretamente realizzata. O comunque quale sia la più gettonata secondo loro, la più Esatto, gettonabile. ovviamente. E siamo arrivati, quindi siamo quasi Facciamo, io ho arrivati anche al Elena l'esito, se tu punto. vuoi mostrare Esatto, delle. sì, Ok. mostralo. Siamo arrivati quasi a fine percorso con il nostro service learning, la nostra attività di service learning, dopo tutto questo confrontarci come unica classe e portando alla ribalta tutte le discipline. Siamo arrivati a un ex aequo. L'ex aequo riguardava una raccolta di fondi, una realizzazione di spot, chiedo scusa, per sensibilizzare, diciamo, gli adulti e quindi raccogliere dei fondi da inviare a qualche associazione del territorio africano, oppure quella di realizzare uno spettacolo teatrale, sempre a pagamento perché se no manca il coquinus per poter sovvenzionare un'associazione, un'iniziativa. Ovviamente per i tempi ristretti che abbiamo ha vinto l'ipotesi spot che è più semplice da realizzare. E per farvi capire che anche i più piccoli, quelli di 8 anni, possono dar vita a uno spot, vi facciamo vedere, vi presentiamo un personaggio particolare, il famoso Michel, quello dal sentiero divergente che zomba di Celliniana alla fine è diventata famosa proprio a causa delle persecuzioni che ha subito. Elena, Ecco. Barbara, giusto prima di far spartire il video, vi ricordo che i tempi erano le Abbiamo 18:30. finito. No, nel senso, se avete qualcosa da condividere bene, sarebbe carino capire se qualcuno di quelli che ci ha ascoltato finora ha delle domande o delle curiosità. Non volevo interrompermi, se il No, video è tranquillo. veloce, più che altro perché mi segnalano che non abbiamo dato spazio comunque alle domande, se ne dovessero Avete essere. ragione, però abbiamo praticamente concluso, Grazie, grazie a tutti e quindi, due. io mostrerei questo spot che è veramente brevissimo, poi magari diamo la parola a chi ci sta ascoltando. Come la libertà sta in un libro di scuola, il KS è un bellissimo bosco in cui perdersi per costruire nuove conoscenze critiche, qualsiasi età si abbia. Vi ringraziamo e lasciamo la parola ai partecipanti. Grazie, grazie a nome mio e di tutto il gruppo che vi ha seguito in questa esperienza. Tra l'altro avete fatto bene sia Elena che Barbara nelle varie slide che hanno mostrato. Si è visto anche come è stato fondamentale per noi il supporto dell'Università Telematica IUL che ha voluto investire anche in questo percorso e ci ha permesso non solo di mettere a frutto tutta la loro competenza nell'ambito della formazione dei docenti, ma anche ci ha aiutato all'integrazione di questi strumenti, soprattutto quello del Knowledge Forum, nell'ambiente di formazione e sperimentazione. Bea, tu vedi domande in chat? Perché io non vedo alcuna domanda da parte dei partecipanti. Onestamente neanch'io vedo un messaggio in chat. Vediamo se c'è qualcuno che vuole porre qualche domanda alle nostre relatrici.
una curiosità sul percorso, altrimenti facciamo i saluti e chiudiamo questa sessione, comunque molto interessante. Vi ringraziamo perché è emerso anche il modo in cui avete gestito a distanza le classi, anche il ruolo che vi siete, con cui vi siete divisi, che vi siete divisi nella gestione delle classi in presenza e a distanza. Continuo a non vedere domande. Ci sono domande, confermo. Ok, allora nulla, Michelle, vogliamo ringraziare. Ma ringraziamo tantissimo tutte le persone che hanno presentato oggi, rendendoci partecipi della loro fantastica esperienza, e è stato anche molto bello sentire tutte le testimonianze dei ragazzi che hanno partecipato. E ringraziamo anche coloro che di venerdì sera, con un clima fantastico all'esterno delle nostre case, sono rimasti con noi per quest'ora e mezza. Grazie mille. Grazie a tutti, grazie Barbara, grazie Betty, grazie Annalisa. Grazie anche da parte grazie nostra, grazie a voi. Mille, veramente ci siete stati fantastici. Grazie, grazie a voi. Grazie Beatrice Miotti che ci ha sostenuto in questo webinar. Grazie. Buon weekend a tutti. Buon weekend, ciao.